Con tutto questo sale che cosa raccoglieremo? Va bene Beppe Grillo Casaleggio, abolire il reato di clandestinità dici che non faceva parte del programma, che non l'avete discusso in assemblea, ma su questo ci sono molte cose da dire. E dici anche che i partiti pretendono di educare i cittadini sostituendosi alla volontà popolare, mentre i 5 Stelle con chi li ha votati sono un'unica entità. Quindi come si permettono i portavoce del movimento che sono nella Commissione Giustizia di voler abolire il reato di clandestinità trasformandosi in dottor Stranamore e facendo il cavolo che pare a loro? Ma la Costituzione non prevede questa figura del portavoce, prevede che gli eletti siano rappresentanti della nazione e che esercitino la loro funzione senza vincoli di mandato. E quando gli eletti fanno buone leggi, le buone leggi servono anche per educare i cittadini. E tu, caro Beppe Grillo Casaleggio, dici che la vuoi difendere la Costituzione, ma prima dovresti leggerla perlomeno, perché nella nostra Costituzione si dice anche che i partiti, non quelli che ci sono adesso, ma i partiti sono comunque essenziali nel determinare la volontà popolare. E non se la possono cavare con frasi come questa che tu hai pronunciato. Se durante le elezioni politiche noi avessimo proposto l'abolizione del reato di clandestinità, avremmo ottenuto, hai detto, percentuali da prefisso telefonico. Che in questo caso, in bocca al lupo per le prossime, Beppe Grillo Casaleggio, chissà che non ti convenga includere nel programma non solo l'abolizione dell'euro, ma anche la pena di morte. Ma se invece, come io mi auguro e come sono quasi sicuro che sarà, nel tuo programma ci sarà al primo posto la dignità della persona, per come la nostra Costituzione suggerisce, e allora quella donna che è rimasta sott'acqua con quel bambino appena partorito accanto, quella donna e quel bambino che noi avremmo dovuto salvare, a prescindere dal fatto se fossero clandestini, prigionieri, qualunque tipo di, perché la dignità della persona non si nega a nessuno, ebbene, quella donna e quel bambino ci dovrebbero interrogare e ci dovrebbero portare a rivedere quello che non ha funzionato, non solo nei soccorsi, ma anche nella Bossi-Fini-Maroni, magari facendolo più razionalmente, senza scontri ideologici, perché quel complesso di norme non sono nate razionalmente, sono nate per prendere voti, appunto. C'è un bellissimo film francese di qualche anno fa, si chiama La Crisi, in cui un disoccupato invade la casa di un ministro socialista e gli spiega: guarda che io tra gli immigrati avevo ed ho un sacco di amici, mentre tu, che ne parli sempre bene, non ne conosci nemmeno uno. Abiti in una bella villa alberata col tuo personale di servizio, ma te non ti pisciano sul pianerottolo, non ti portano via il lavoro, non si prendono il posto di tuo figlio all'asilo. Sono in guerra con loro? Io disoccupato? Sì, lo sono, ma per colpa tua. Tu, Beppe Grillo Casaleggio, le urla di dolore della gente comune le conosci, le senti, le hai ascoltate. Non sei come quei politici che si inginocchiano sulle bare, si commuovono. Perfino quelli che una volta si chiamavano comunisti, ma poi di fronte a un disoccupato che gli pone quel tipo di domanda non sanno che risposta dare, non sanno cosa dirgli. Ma io vorrei chiederti, caro Highlander, supereroe con due teste, no?
Beppe Grillo Casaleggio, con quale reato, in che modo tu pensi di arginare l'esodo che sta nascendo dal caos in Libia, in Tunisia, in Siria, in Iraq? Mi piacerebbe chiedertelo faccia a due facce, Beppe Casaleggio Grillo, in TV, a casa tua, in una piazza. Ma tu con i morti non parli, quando sono conduttori televisivi come me e anche quando sono una donna con un bambino accanto.